Videorun.it, eccoci con il nostro specialista, il dottor Dapice, per parlare di un dilemma esistenziale che colpisce un po' tutti gli specialisti, soprattutto voi osteopati, che spesso venite confusi con i fisioterapisti. Quindi spieghiamo bene questa differenza tra le due discipline. Allora, premettendo che sono delle discipline assolutamente legate e dove possono collaborare. Assolutamente, io collaboro con fisioterapisti quotidianamente. L'osteopatia cos'è? È un sistema affermato di prevenzione che si basa su, fondamentalmente su scienze mediche, quindi anatomia, fisiologia, neurologia e biomeccanica, e ha dei principi. I principi fondamentali è il principio dell'unità del corpo, della relazione che c'è tra la struttura e la funzione e la capacità di autoregolazione del nostro corpo. In base a questi principi l'approccio osteopatico è un approccio di tipo globale, motivo per il quale il paziente che mi arriva con una lombalgia o una cervicalgia non viene approcciato subito sulla zona sintomatologica, ma magari iniziando dall'arto inferiore a trattare la caviglia. La differenza con la fisioterapia, i fisioterapisti utilizzano delle terapie fisiche strumentali, quindi delle strumentazioni per effettuare il loro trattamento, o quindi vanno più sullo specifico, diciamo sono più legati alla gestione del sintomo, e tutta la parte riabilitativa è assolutamente a carico del fisioterapista. Per intenderci, una riabilitazione post rottura del legamento crociato anteriore non vai dall'osteopata, vai dal fisioterapista. L'osteopata può aiutare in determinate fasi, ma l'approccio riabilitativo in generale è esclusivamente a carico del fisioterapista. Ecco, proprio perché visto molti non conoscono l'osteopata, quindi spesso ci si rivolge direttamente ai fisioterapisti. Come fa un paziente, se non è il fisioterapista a dircelo, a capire a un certo punto che non risolvendo il problema deve andare da un osteopata? Esatto, diciamo in teoria nel mondo ideale fisioterapia e osteopatia collaborano, e questo accade, ti ripeto, quotidianamente, per fortuna. Nel mondo ideale. Quando questo non accade, diciamo che il paziente si rende conto, tra virgolette, da solo che il recupero c'è stato, ma fino a un certo punto. Oppure nelle problematiche, soprattutto di tipo cronico, dove viene approcciato esclusivamente la zona del sintomo, senza tener conto di altri sistemi, di altre problematiche. Che può essere legato a qualche altra cosa. Assolutamente, sì. Inizia a cercare altre strade. Quindi quando avete dei dubbi, mi raccomando, e vedete che la cosa non si risolve, sappiate che noi abbiamo uno specialista qui con noi ed è il dottor Dapice. Videorun.it, mi raccomando, seguiteci sempre.